ringrazio. Sovrintendente, siamo particolarmente felici di averla qua. È un piacere di incontrarla e di ringraziarla pubblicamente, perché per le tante volte che ci siamo incontrati nei suoi grandi studi e gli abbiamo parlato del nostro piccolo Museo Olimpiano di Sanremo, adesso nella giornata del patrimonio, quindi lei ha scelto di venire qua. Perché cultura e natura che si sposano perfettamente, una cultura che viene da molto lontano, che ci fa sentire come forti siano le nostre radici, è un connubio unico e credo che questo museo, che è l'ultimo che abbiamo valorizzato, come dicevo, e gli ultimi saranno i primi, vogliamo proseguire e creare unirlo più fortemente al centro, a Napoli, stiamo già pensando come. Vi ringrazio di questo pensiero felicissimo e aspettiamo il completamento del Ninfeo, è una nostra chicca, noi lavoriamo qua con tutti gli studenti della penisola. Mi fa piacere, questo lo so adesso. Con tutti gli studenti della penisola, non solo della penisola ma anche da casa, che è dietro, per fargli conoscere immediatamente e a chilometro zero la storia, toccandola con mano, con i reperti sia per quanto riguarda la preistoria e sia per quanto riguarda la ricostruzione della villa che si sono sulla popolata, Punta del Capo, la villa di la cosiddetta di Foglio Felice. Quindi vi ringraziamo delle attenzioni che ci avete dedicato e che ci dedicherete anche, perché serve a questa popolazione. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, di collaborare. E soprattutto non vorrei essere nei vostri panni, perché tra i tanti musei vi aspettavano in giro per tutta la Campania, no? Dal nord al sud. E quindi il fatto di averla qua, siamo particolarmente gioiosi e sinceramente grazie. Sono io che sono felice di grazie. Saluti.